La lógica estrategia nace del mundo clínico, de la escuela de Palo Alto, Paul Wallavich, etc. Y después en Italia hay algunas personas que lo van trabajando en otros contextos. Andrea Fiorenza es una de las personas más significativas de este enfoque de trabajo. Andrea colabora con nosotros como profesor desde hace 4 años en el máster de infancia y adolescencia, pero llegó un momento en que pensamos que estaba bien porque había una cierta necesidad y una demanda, sobre todo por la aplicación en la praxis profesional de lo que él estaba aportando. Es una formación muy especializada y con una orientación eminentemente práctica para intervenir en el mundo profesional, y que fuera personalmente Andrea, que es el director de nuestro posgrado, el que compartirá esta tarde con nosotros algo, una especie de muestra del trabajo que él está realizando de aplicación de la lógica estratégica en los contextos sociales educativos. Sicuramente siete qui per capire che cos'è questa cosa che viene chiamata approccio strategico, modello strategico, intervento strategico. Estáis aquí, yo creo, para saber lo que es el abordaje estratégico y lo que se entiende por intervención estratégica. Allora, direi que el modo migliore per cominciare non può che essere quello di partire da un caso. Vamos a empezar con un caso. Ci sono due ragazze, possono essere due persone, che sono in conflitto tra di loro. Tenemos a dos personas, dos chicos o dos chicas, y pues hay un conflicto entre estas dos chicas, estos dos chicos. Per conflitto intendiamo una relazione tra i due ragazzi fatta di discussioni, litigi, insulti, provocazioni e a volte anche colluttazioni. Y qué quiero decir cuando hablo de conflicto, quiero decir que en la relación entre estos dos chicos hay discusiones, peleas, también insultos y también a veces casi violencia. Vamos a dar unos nombres a estos chicos. Andrea. Uno se va a llamar Andrea. El otro lo llamamos Paco. Y el otro Paco. Allora, questi sono i due ragazzi e questo è la relazione conflittuale. Bueno, entonces tenemos a estos dos chicos y entre ellos hay un conflicto. Quindi a livello sistemico abbiamo bisogno di mettere, di poner una terza persona. Entonces en este sistema tenemos también una tercera persona. Che può essere Sara. Che potrebbe essere Sara. Che interviene. También es presente acá. All'interno del sistema. En este sistema. Mettiamo che Sara abbia una provenienza, una formazione psicoanalitica. Por ejemplo, si Sara tuviera una formación psicoanalítica. Concluderà che probabilmente il problema deriva da problemi individuali che i due soggetti hanno, risalenti al passato o a questioni interiori e psicologiche inconsce. Entonces su explicación será que el problema entre estos dos chicos deriva de un problema interior del pasado de estos dos individuos. La modalità psicoanalitica è quella di lavorare nel passato per avere un risultato nel futuro. Y esa es la modalidad psicoanalítica, resolver, solucionar los problemas del pasado de cara al futuro. Il presente viene accettato. Pero el presente se acepta. Mettiamo invece che Sara non sia una psicoanalista, ma sia una educatrice o una operatrice che ha una formazione cognitivo-comportamentale. Pero vamos a ahora decir que Sara no es una psicoanalista, es una educadora, una operadora que tiene una formación de tipo cognitivo-comportamentale. Quindi anche in questo caso che cosa farà Sara? Prenderà in disparte Andrea e cercherà di fargli capire che il suo essere aggressivo non è funzionale perché lui possa cambiare. Entonces Sara irá a hablar con Andrea y le explicará que su forma de ser nel presente no es funcional y que algo tiene que cambiar. E lo stesso farà con Paco. Y luego hará lo mismo con Paco. Anche in questo caso la soluzione è spostata nel futuro. Y también en este caso la solución la, digamos, aplazamos hacia el futuro.
Mettiamo invece che Sara sia una persona che ha una formazione biologica, organicistica. Y vamos a ahora decir que Sara tiene una formación de tipo biológico o organicista. La sua interpretazione del problema ha a che fare con questioni legate più che altro a disturbi neurologici o più legati a sfere quali l'ipotalamo è aggressivo perché c'è qualcosa che non funziona nella sua neurologia. Entonces su interpretación es los problemas derivan de trastornos neurológicos. Hay algo que no va, por ejemplo, en el hipotálamo. Probablemente considerará dei farmaci per Andrea e dei farmaci per Paco. Entonces aconsejará que tanto Andrea como Paco pues tomen unos medicamentos. In questo caso la soluzione è spostata sempre nel futuro, quando i farmaci faranno effetto. Pero siempre estamos hablando de una solución futura, cuando ya el fármaco, el medicamento, obtenga su efecto. ¿Cómo, invece, interpreta la situación un terapeuta, un educador o un operador sistémico y estratégico? Bueno, y ahora ya no vamos a hacer más hipótesis y vamos a decir exactamente cómo interpreta esta situación un terapeuta o un educador o operador sistémico y estratégico. Sospende temporaneamente la ricerca della causa. E non va a intentar buscar la causa. E si concentra su quello che è l'insieme del sistema. E si centra in lo che è il conjunto del sistema. Quindi si comincia a porre delle domande del tipo: quando litigano, in che modo litigano, con chi non litigano. Y entonces ella empieza a preguntarse, ¿pero cuándo se pelean? ¿Cómo se pelean? ¿Con quién se pelean? ¿Con quién no se pelean? Ma soprattutto si dovrebbe chiedere che cosa lei fa per cercare di non farli litigare. Pero sobre todo ella tendría que preguntarse qué tiene que hacer para que no se peleen. Perché c'è stato un passaggio mentale. Porque ha habido un cambio mentale. Il problema non è più Andrea e Paco. Il problema non è Andrea e non è Paco. Ma il problema siamo noi. Allora il problema siamo noi. Allora, che cosa si fa di solito quando due litigano? Che facciamo normalmente quando due persone si stanno peleando? Quindi nel momento in cui vado a dire non dovete litigare perché questo vi fa male, loro mi guardano e dicono no. Noi continueremo a litigare. Entonces, si yo les digo, mira, dejad de pelear porque os podríais hacer daño, pues ellos me mirarán y me dirán, pues... Ma quindi l'intervento è stato un intervento inefficace a livello di cambio della struttura. Entonces, esta intervención no ha sido eficaz porque no ha conseguido cambiar la estructura. È quello che Watzlawick chiamava il cambiamento di primo livello, di primo ordine. Entonces, y Václavic hablaba de eso como el cambio de primer nivel. Cioè, ottengo un piccolo cambiamento momentaneo, ma le cose poi tornano nuovamente. Es un pequeño cambio temporaneo, pero luego las cosas vuelven a su nivel inicial. Li separiamo? Pues intentamos un poco apartarlos. Uno lo mandiamo a Bologna e l'altro lo lasciamo a Barcellona. Uno pues le dejamos en Barcelona y el otro nos lo llevamos a Bologna. Abbiamo risolto il problema. E así hemos solucionado el problema. No, perché quando si rivedono cosa fanno? Perché luego quando vuelven a verse che van a hacer? Che cosa possiamo fare? Cos'altro facciamo? Non che cosa di solito che cos'altro facciamo? Normalmente che hacemos ante esta situación? Allora, Sara va da Andrea e gli dice: "Perché stai litigando con Paco?" Entonces Sara pues va y le pregunta a Andrea, ¿por qué te estás peleando con Paco? E Andrea risponde, ma io non litigo con Paco, è lui che litiga con me. Y Andrea dice, pues yo no me estoy peleando con él, es él que se está peleando conmigo. E Andrea che cosa pensa di Sara? E Andrea che pensa allora di Sara? È alleata con Andrea o è alleata con Paco? Pensa, è una amica mia o è una aliada di Paco? Cos'altro proviamo? Che más podemos intentar? Litigate di meno? Pues pelearos menos, un poco menos. Andrea dovrebbe ridurre la sua aggressività. Entonces Andrea, por ejemplo, tendría que reducir su agresividad.
Però stiamo facendo ancora un intervento razionale su qualcosa di irrazionale. Pero estamos actuando aquí de forma racional, en cambio la pelea no es racional. Cos'altro facciamo? Li puniamo a tutte e due? Le podemos hacer, dar un castigo a ambos. Potremmo andare avanti all'infinito. Y podríamos seguir y seguir. Con le soluzioni che si vengono a tentare. Con las que llamamos las soluciones intentadas. Che non funzionano perché ricadono tutti in un unico grande, in un'unica grande categoria. Che non funzionano perché formano parte di una grande categoria. Erano tutti improntati all'idea che devi smettere, dovete smettere di litigare. Todos los ejemplos que hemos visto, todos se basaban en la idea de que pues hay que encontrar una solución para que dejen de pelearse. Quindi a volte le soluzioni tentate non solo non risolvono il problema, spesso addirittura lo peggiorano. Y las soluciones intentadas a veces no solo no consiguen solucionar el problema, sino que lo básicamente intensifican. Sí, certo, le hanno provate tutte all'interno di questa unica categoria. Claro, ellos lo han intentado todo, pero todo dentro de esta categoría de soluciones. Cioè, mi sto sforzando di smettere di far qualcosa, quando in realtà la soluzione è fuori da quella categoria. Estoy intentando dejar de hacer algo, pero la solución está fuera de esta categoría. Quindi qui l'intervento diventa semplice, perché se io so che non devo più utilizzare qualcosa che ricade là dentro, allora ecco che sono libero di fare degli interventi creativi. Entonces la solución es simple, porque si yo ya sé que mi intervención no puede ser una de las soluciones de estas categorías, entonces ya estoy libre de pensar en intervenciones más creativas. Ma que no solo son creativas, son eficaces. Y no solo creativas, sino también eficaces. Porque el presupuesto principe de un approccio strategico, secondo gli autori di Palo Alto, porque la precondición de base para un abordaje estratégico, según los autores de Palo Alto, es que el problema se alimenta y se mantiene sulla base de quello que gli esseri umani fanno per cercare di risolverlo. Es que un problema se alimenta y se mantiene basándose en lo que la gente intenta hacer para solucionarlo. Adesso que siamo liberi e possiamo pensare a qualcosa di diverso, che soluzione possiamo portare nuova? Entonces ahora ya podemos pensar en algo diferente. ¿Qué solución, qué podemos intentar, qué podemos pensar? Cioè, devo cercare di fare in modo che la mia mente pensi a qualcosa che non sia all'interno di quella categoria. O sea, que mi mente tiene que pensar en una solución que no esté en esta categoría. Allora, questo è l'aspetto affascinante dell'approccio strategico. Y eso es lo interesante en el abordaje estratégico. Cioè, dove ci sono delle soluzioni già precostituite da chi prima di noi ha studiato. Perché ya tenemos unas soluciones que ya fueron propuestas por los que han venido antes. Ma che lascia anche la libertà all'operatore di trovarne delle nuove una volta che ha capito il meccanismo di base. Pero ese abordaje también le da la libertad al operador de intentar encontrar algo nuevo. Sí, marcar un periodo, un tiempo, y dentro de ese tiempo ellos se pueden pelear. La mamma ha smesso di chiedere di non litigare. Entonces ella ya no les dice que dejen de pelear. È paradossale. Es como una paradoja. E da quel momento è cambiato tutta la struttura relazionale. Toda la estructura de esta relación ha cambiado. Allora l'intervento è diventato strutturale. Y esa es una intervención ya estructural. Cioè di secondo livello. De segundo nivel. Dove cambia la struttura e cambia tutto. Donde cambia todo. Quale altra potrebbe essere come strategia? Otra estrategia, ¿qué más podríamos hacer? Che consiste nel fare in modo che Andrea e Paco modifichino la percezione che hanno dell'altro. Es hacer que Paco y Andrea modifiquen la percepción que cada uno tiene del otro. Quando due persone sono in conflitto, pensano che l'altro non abbia alcun rispetto per, no? E viceversa. Quando hai un conflitto e tre
personas, pues una persona pensará, el otro no tiene ningún respeto hacia mí. Ho elaborato e poi ho sperimentato una tecnica che poi ho chiamato la tecnica dell'attenzione nascosta. Y yo pues pensé y digamos desarrollé una técnica que se llama de la atención escondida. Con le parole si possono costruire delle realtà inventate che poi hanno degli effetti concreti. Con las palabras podemos construir unas realidades inventadas que luego en cambio tienen efectos concretos. Quante volte avete cambiato opinione su una persona solo perché qualcuno vi ha detto che gli siete simpatiche a quella persona? ¿Cuántas veces vosotros habéis cambiado de opinión sobre una persona después de que otro os hubiera dicho que en realidad le caéis bien a esta persona? Questo racconto per arrivare al secondo dei presupposti fondamentali di un approccio strategico. Y eso lo digo para llegar a la segunda precondición para hacer o tener un abordaje estratégico. Ma individuare un piccolo problema. Eso quiere decir detectar un pequeño problema. Lavorare sulle tentate soluzioni. Trabajar en las soluciones intentadas. E cominciare a produrre un piccolo cambiamento. E intentar producir un pequeño cambio. Che per effetto del successo. E ese pequeño cambio tendrá éxito. Alimenta ulteriori successi. E podrá alimentar otros éxitos. Noi quello che dobbiamo sapere è che un sistema è bloccato. Lo que nosotros sabemos es que tenemos un sistema que está bloqueado. E dobbiamo solo dare una spinta. Entonces nosotros tenemos que dar un pequeño empuje. E poi osservare dove va a finire. Y luego observar la evolución de la situación. Milton Erickson, que è un padre dell'approccio strategico, un padre spirituale. Milton Erickson, que es como el padre espiritual del abordaje estratégico. Diceva: noi non sappiamo qual è il livello di cambiamento a cui dobbiamo arrivare. Y él decía exactamente esto, decía, no sabemos cuál es el nivel de cambio a que tenemos que llegar. Noi dobbiamo fare in modo che una piccola palla di neve cominci a rotolare. Lo que tenemos que hacer es conseguir que empiece a deslizarse una pequeña bola de nieve. E osservare da che parte della montagna cade. Y luego observar por qué lado de la montaña esta bola va cayendo. Cioè l'obiettivo finale di un nostro intervento non lo possiamo sapere. No podemos saber cuál es el objetivo final de nuestra intervención. A me interessa il cambiamento. A mí lo que me interesa es realmente cambiar. E cercare tutti i modi affinché il cambiamento avvenga. Y intentar de buscar la manera de que se produzca este cambio. È chiaro, con i metodi leciti. Claro, con métodos normal. Cercare di fare un piccolo imbroglio. Es como si fuera un pequeño engaño. Però a fin di bene. Però tiene una finalità positiva. E quando ho il quadro di quello che fa, gli propongo qualcosa di diverso. E di solito il cambiamento è fattibile, è attuabile. E quando io ya tenga muy claro todo lo que he intentado, propongo una soluzione distinta. Il cambio aquí es factible, es algo que se puede provocar. Ma è probabile anche che la mia soluzione non funzioni. Pero también podría ser que mi solución no funcione. Ma cerco di trovarne un'altra. Adesso sono libero da quella categoria. Entonces intento buscar otra solución porque ya me he liberado de toda esa categoría. Adesso in questa seconda parte cerchiamo di capire un po' di cosa è fatto un intervento strategico, quindi quali sono le fasi fondamentali. In questa seconda parte vamos a ver un po' come si compone, quali sono le fasi di un intervento strategico. Cioè dobbiamo pensare che quando è nato questo tipo di approccio, che poi è un approccio alla comunicazione, quando nació este abordaje, que al final es un abordaje que tiene que ver con la comunicación. A livello internazionale il modello dominante era il modello psicoanalitico. Todo el mundo a nivel internacional seguía el modelo psicoanalítico. Poi a un certo punto in una zona della California, a Palo Alto. ¿Y qué pasó? Pues esto empezó en Palo Alto, en una ciudad de California. Un gruppo di ricercatori
con un gruppo di investigatori. Tra l'altro molti di questi provenienti dall'approccio psicoanalitico. Muchos de ellos habían empezado con este abordaje psicoanalítico. Cioè, stiamo parlando di ricercatori del calibro di Gregory Bateson. Estamos hablando, por ejemplo, de investigadores como Gregory Bateson, Paul Watzlawick, Jay Haley. Quindi hanno cominciato a studiare un po' delle famiglie che avevano dei soggetti problematici. Y empezaron con el análisis, el estudio de unas familias en las que había unos sujetos pacientes un poco problemáticos. Quindi capite che c'è stato un cambiamento epistemologico. Y esto quiere decir que hubo un cambio epistemológico. Dall'intrapsichico all'interazionale. Se pasa desde lo que hay dentro a el nivel de la interacción entre personas. Scoprendo quelli che sono i trabocchetti della comunicazione, i paradossi, le rigidità. Y empezaron un poco a descubrir los que son los engaños de la comunicación, las paradojas, lo que es una rigidez, por ejemplo, en la comunicación. E quindi hanno applicato quelle conoscenze dall'ambito clinico anche in ambiti sociali, educativi. Y todos esos conocimientos pasaron a, antes los aplicaban solo en el entorno clínico, pasaron a aplicarlo también en un entorno social o educativo. Capite bene che quando è arrivato in Europa, noi che siamo tendenti all'introspezione, no? Alla riflessione, non sempre al pragmatismo, ci possono essere state delle resistenze. Claramente cuando aterriza este modelo aquí en Europa, nosotros tenemos una tradición de más bien introspección, reflexión, y es por eso que hubo un poco un choque. Come ci si mette quando siamo davanti ad un qualsiasi problema? Vamos a ver qué hacemos cuando estamos delante de pues un problema. La prima fase viene chiamata la fase della definizione del problema. Pues la primera fase es la definición del problema. La segunda fase, definición de las tentadas soluciones. La segunda fase es la definición de las soluciones intentadas. La tercera fase es la definición de los objetivos. La tercera fase es la definición de los objetivos. L'ultima fase es la definición de la estrategia, cioè la nueva solución che cerchiamo di sperimentare. La ultima fase è la definizione della strategia, cioè la nuova soluzione che intentiamo applicare. Queste sono le fasi di un operare che non è, dal mio punto di vista, solo strategico. E queste sono le fasi di una forma di attuare che per me non solo è strategica. Allora, le applicazioni. Questo, come abbiamo detto, è un modello che nasce in ambito clinico. Vamos a hablar de las aplicaciones. Como ya hemos comentado, este modelo nace en un entorno más bien clínico. Io personalmente l'ho applicato nel contesto scolastico. Yo lo he aplicado, por ejemplo, en las escuelas. Con una ricerca che ha prodotto anche una pubblicazione. L'intervento strategico nei contesti educativi. De hecho, pues publicamos un artículo que es la intervención estratégica en los contextos educativos. Nei contesti sociali. También lo he aplicado en contextos sociales. Nel contesto della coppia, piuttosto che nel contesto della famiglia, piuttosto che nel contesto individuale. También en entorno, por ejemplo, trabajando con parejas, en familias, también individual. Anche nel contesto sportivo. Incluso nel contesto del deporte. Nel contesto dell'apprendimento. También nell'apprendizaje. È un modello che sono riuscito ad applicare proprio poco sui problemi legati alla droga, all'uso di droga. En cambio, no he podido aplicar mucho este modelo en todos los pacientes que tienen problemas de drogas. Anche lì, nei contesti sociali, dove c'è una situazione del genere, io dico, interveniamo con i metodi classici. In questi contesti io más bien aconsejaría una intervención con los métodos clásicos. Quindi ci sono possibilità, ma ci sono anche dei limiti. Come ho detto, muchísimas posibilidades, pero también hay límites. Mi permette anche con questa domanda di dire che cosa ci si può aspettare da questo tipo di postgrado. Ah, y también ahora, puesto que lo ha comentado, voy un poco a hablar de lo que podéis esperar con este postgrado. Quindi anche
nei casi in cui ci sono di mezzo i servizi sociali, cioè di mezzo il tribunale dei minori, come fare, come non fare, come interagire all'interno di questi sistemi. Por ejemplo, en casos donde hay pacientes que están en familias donde actúan trabajadores sociales o donde está involucrado el tribunal de menores, o sea que ella, bueno, domina más bien este ámbito. Quindi l'apprendimento sarà tutto concentrato sugli aspetti della comunicazione, della relazione, dell'interazione, delle strategie, per cui porteremo molte strategie. O sea que el aprendizaje se estará enfocado en comunicación, relación, interacción y todas las estrategias que se pueden aplicar. Allora, vi saluto con una barzelletta. Bueno, voy a contar una storiellina strategica. Una historia estratégica. C'è un uomo che non riesce a dormire. Tenemos un hombre que no consigue dormir. E la moglie lo sente che si gira e si gira, si gira e si rigira. La mujer está allí y le oye que pues está dando mil vueltas. Dice, ma perché non dormi? E dice, pero perché no duermi? E l'uomo dice, domani devo pagare l'affitto della casa e non c'ho i soldi. Y él le dice, es que mañana tengo que pagar el alquiler y no tengo dinero. Allora la donna fa tutte le tentate soluzioni che abbiamo detto prima. Y ella aplica todas las soluciones intentadas. Stai tranquillo. Le tranquilizza, rilassati. Le dice, bueno, relájate un poco. Ma l'uomo continuava a non dormire. Y él, bueno, sigue sin dormir. A un certo punto la donna llega un momento donde la mujer gli viene in mente di fare un intervento strategico. Pues piensa en una intervención estratégica. Allora smette di rassicurare il marito. Pues ya acaba, ya no le tranquilizza al marido. Si alza dal letto. Se levanta de la cama. Va verso il telefono. Y va hacia el teléfono. Prende il telefono. Coge el teléfono. Fa il numero del padrone di casa. Marca el número del dueño del piso. Dall'altra parte il padrone di casa risponde tutto assonnato, sono le 4 di mattina. Y el dueño contesta y está lleno de sueño porque son las 4 de la madrugada. E lei dice, Giuseppe. Le dice, Giuseppe. Mio marito ti deve dare i soldi domani. Mañana mi marido tiene que pagarte el alquiler. Sì, lo so. Y él dice, sí. Ma non ha neanche un euro. Y él dice, pero no tiene un duro. E mette giù il telefono. Y luego ya, pues, lo pone. Poi torna dal marito. Juega, y luego le vuelve el marido. E dice, adesso tu dormi, perché sarà lui a non dormire. Ora tu dormi, perché sarà lui che non dormire.